GFVIP 7, 37esima puntata, Edoardo Donnamaria ammette di aver toccato Eleni Colmurgio che poi viene eliminata al televoto. I nominati sono. Stasera è andata in onda la 37esima puntata del GFVIP, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Il direttore di Chi ha aperto la diretta salutando come sempre le due opinioniste al suo fianco per questa edizione. Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Con loro, anche la conduttrice social Giulia Salemi. Prima di entrare in casa, ha scelto di fare una menzione speciale a Maurizio Costanzo, scomparso qualche giorno fa. Subito dopo, si è entrati nel vivo del gioco. Il padrone di casa ha chiesto Edoardo Donnamaria, Nicolin Corvaia, Edoardo Tavassi e Nicole Murgia di recarsi in giardino. I quattro protagonisti del Van Gate. Finiti i nominati on d'ufficio, hanno raccontato le loro sensazioni a caldo. Alfonso ha chiesto loro se avessero ancora qualcosa da confessare. Le mani stavano a posto, ha chiesto Signorini, a cui Tavassi ha tuonato, le mie stavano a posto. Il conduttore ha promesso scintille, di lì a poco, tra Edoardo ed Antonella. Tra loro infatti, un terzo incomodo, la Murgia. Dopo la pubblicità, c'è stato un nuovo sketch tra Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. Nel pomeriggio, l'ex volto di Forum ha messo l'imprenditore al secondo posto nella classifica dei rosiconi del GFVIP. Non meriti una minchia e sei un senza palle, ci è andato giù pesante Daniele. A questo punto. A detta di Edoardo, il collega è passato direttamente primo posto, continuandogli a dare del rosicone, reagisce male a una sconfitta. Non sa perdere. Ma a detta di Dal Moro, Edoardo non è un amico. In 5 mesi. Infatti, non gli ha mai chiesto una volta come stesse. Chiuso il televoto, a salvarsi per prime sono Oriana e Nikita. Restano a rischio Tavassi, Murgia, Donnamaria, Nicole e Antonella. Successivamente, si sono salvati Tavassi e Nicole. Durante la scorsa puntata a lasciare la casa è stato Antonino Spinalbese. I vipponi si sono espressi su questa mancanza. In particolare Antonella, con le persone che sono qua, ho capito che se n'è andata una persona valida. A detta del suo fidanzato, la Fiordelisi era scontenta poiché non avrebbe più potuto usare la hairstylist per farlo ingelosire. È attratto fisicamente, ma è solo possessivo, ha commentato così la frecciatina. La modella. A quel punto, la situazione è andata fuori controllo. Donnamaria ha ammesso di sentirsi continuamente mancato di rispetto dalla Fiordelisi, che ha confermato di sentire lo stesso a parti inverse. Per Orietta, Antonella ha trattato Edoardo come un pupazzetto, ma il web, a detta della Salemi, è più dalla parte della Fiordelisi. Il clima si è fatto sempre più teso, soprattutto a causa della confessione che quest'ultima ha fatto ai compagni. Ha saputo infatti che Edoardo ha toccato Nicole dentro il van. Quando il padrone di casa ha voluto approfondire la questione, la Fiordelisi è scoppiata in lacrime. A quel punto, il conduttore ha rincarato la dose chiamandola Murgia in Super Lead. Signorini non ha perso tempo specificando che la confessione di Edoardo sia avvenuta a seguito della confidenza che Nicole ha fatto a Milena. Altrimenti, non lo avrebbe mai rivelato. Nicole ha ammesso di non essersi pentita di nulla. Nel frattempo, Antonella nel confessionale ha spiegato che è stato Edoardo stesso a confessarglielo. Da lì, la concorrente ha iniziato ad inveire contro la loro relazione, anche se siamo molto seguiti, ha specificato. A quel punto Sonia ha cercato di tranquillizzarla, invitandola a farsi il grande fratello per i fatti suoi. Pensavo avessero fatto l'amore, perché le ha toccato le tette, ha ironizzato Orietta. A quel punto, la Murgia ha confessato il fatto. A detta sua però, Edoardo l'ha toccata giusto con un dito per curiosità. Voleva infatti sapere se, in quanto un seno rifatto, fosse morbido o meno. Subito dopo è andata in onda una clip che ha riassunto l'avvicinamento palese tra i due. Antonella a quel punto ha capito perché negli ultimi giorni Donnamaria si è allontanato da lei, non cercando il solito chiarimento. In tutto ciò però, Nicola ha ammesso che non farebbe nulla di più con il volto di Forum. Anche a causa delle telecamere, non farei queste cose di fronte a tutti. Per Antonella il problema non è la Murgia. È Edoardo che prova queste cose. Lo conosco.
Sonia Bruganelli, prima della pubblicità, ha dato la sentenza. Edoardo era geloso di Antonella e Antonino e adesso non si sentirebbe più minacciato. Finalmente anche Donna Maria ha detto la sua, confermando la versione della Murgia. Dopo aver fatto mea culpa, ha spiegato che lui al posto di Antonella sarebbe uscito pazzo per una cosa del genere. Forse la relazione con Antonella è finita da un mese, ha provato a spiegarsi Edoardo. Poi, finalmente il face to face tra i due, a quanto pare, ormai ex fidanzati. Se non ci tenevi più a me dovevi dirmelo, non prendermi per il culo, ha urlato l'influencer. A cui ha risposto il diretto interessato, non fare la santa, sono 5 mesi di GF VIP che sto male per te. Se poi mi sono svegliato alla fine non me ne puoi fare una colpa. Edoardo ha rincarato la dose, spiegando di aver capito che la Fiordelisi penserebbe solo al suo riscontro esterno, non curandosi della loro storia, non fare la parte della santarellina, non vedevi l'ora che succedesse una cosa del genere per fare la telenovela, mi sono svegliato un po' tardi. Nicola a quel punto è stata invitata ad intromettersi. Ha deciso di scagliarsi contro di lei. Ha definito scenata quella di Antonella, proprio perché con Edoardo non c'è mai stata malizia. Anzi, ha precisato, si sono sempre abbracciati di fronte a lei senza farsi troppi problemi, ma da amici. Nel frattempo al televoto si è salvata Antonella. L'eliminato del pubblico è la Murgia con il 7,3%. Le altre percentuali, Oriana 19,5%, Nikita 19,3%, Antonella 15,8%, Edoardo 13,7%, Nicole 12,4% e Tavassi 12%. Voltata pagina, i riflettori si sono spostati su Daniele e Oriana, che in settimana non sono andati molto d'accordo. La Marzoli si è risentita infatti del fatto che Daniele ha ricominciato a parlare e scherzare con Martina facendole un gavettone. Daniele ha sminuito la cosa, chiarendo che si è solo vendicato della Nasoni, colpevole di averlo svegliato insieme a Nikita e Antonella. Difficile per loro non fare pace. In cortile, Antonella ha incontrato l'amica Elenia. L'ha invitata a tornare a sorridere e a prendersi del tempo per riflettere e ragionare sulla relazione col coinquilino del GF VIP. Signorine ha confermato ai VIPponi che la finalissima sarà lunedì 3 aprile. Non ci saranno più immuni e ogni nomination sarà eliminatoria o per eleggere i finalisti. I nominati sono Antonella, Edoardo, Nikita, Sara e Tavassi. Zlatot kam, če sem, če sin, če represin, mă disting fără bling, că nu te-am, nu te voi, nu te min. Casa de cultură hip-hop mă găsești construin, spui beton după care îl întind și el devine tare în timp. Așa-i betonul, underground, 97 am dat tonul, dar nu ca Vodafone-ul și acum rap-ul-i moda, oh nu, așa-i. Și zici că stom for, la cum mă comport, întreabă asta nu-i loc de confort, rigor și omor tot. Sunt un crucișător, lansând rachete aerosol, încă de când el era broke și se uza de aerosol. De când avea mol, de când nu știai ce-i un miscol, de când ascultam gangsta rapper bază pe pistol. Dacă nu înțelegi textul, sună pe Irina Nistor. Vă întâlniți în tristor la 0 grade viscol. Nu tag nici stins mort, o să mă auzi prin sol. Transpir hip-hop prin pori, bile ma...